Cari amici, buongiorno, saluto Valentina e Giuliani e tutti voi per riprendere i dialoghi del circolo. Allora, una piccola presentazione di Valentina che oggi ci illustrerà il suo nuovo libro e la sua nuova raccolta di libri. Valentina, che già è stata la nostra ospite ai dialoghi del Circolo, l'ultima volta in presenza all'hotel e Victoria, oggi ci illustrerà il tutto su Zoom. E Valentina, dopo aver frequentato il liceo classico a Firenze, si laurea in germanistica con Giuseppe Bevilacqua e una tesi su Rainer Maria Rilke, la poesia Rilke. 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 Famoso La Rilke. poesia italiana contemporanea. Lavora per 20 anni come editor in case editrici quali Le Monnier, RCS e De Agostini. Nel 2019 si trasferisce in Ticino, dove accanto all'attività di autrice di libri scolastici e di narrativa insegna tedesco. Per la raccolta di racconti, il Museo degli Amori Perduti viene invitata al Solothurn Literaturtag, il festival letterario più importante della Svizzera. I testi di Biblioteca Umana sono stati rappresentati nelle scuole italiane e svizzere, nonché al Teatro Foce di Lugano. Prego, Valentina, a te e la parola. Grazie per presentarci Grazie. la tua nuova opera. Grazie a voi, grazie Fabio, grazie al Circolo Svizzero di Roma. Avrei voluto essere lì perché Roma è sempre una città bellissima, ma quest'anno dobbiamo fare con Zoom questo incontro virtuale che mi permetterà non solo di parlarvi di questo libro che si chiama La Biblioteca Umana. Saluto, vedo un po' di facce, ma anche di farvi parlare con l'illustratrice di questo volume che si chiama Barbara Fessler e che è in collegamento da Zurigo. Quindi io dal Ticino, voi da Roma e la mia collega anche perché è insegnante anche lei, da Zurigo. Allora, io direi prima cosa farei vedere la copertina di questo libro. Se Barbara mi aiuta, che è più brava con la tecnologia. La facciamo. Ok, intanto vi racconto. Voglio sapere, sapete che cos'è la Biblioteca Umana? Ne avete già sentito parlare? Come istituzione a Roma? No, no, a Roma Mai no. sentito? Ok, allora la Biblioteca Umana nasce. Questa cosa di Copenaghen Ah, però questo lo ecco. questo l'abbiamo visto, ci siamo poi Esatto. però in grosse linee, in grosse linee. Ok, allora la Biblioteca Umana nasce a Copenaghen, come ricordi tu, nel 2000 ed è una biblioteca particolare perché non si va in questa biblioteca per prendere in prestito dei libri, ma per incontrare delle persone e per ascoltare la storia di queste persone in un dialogo di massimo 30 minuti. Ecco, adesso i titoli di questi, diciamo, libri umani sono un po' dei titoli che potrei dire provocatori, cioè corrispondono un po' alle etichette che la società dà alle persone, perché per esempio c'è la lesbica, il gay, l'anoressico, il senza tetto, quindi sono tutte, come dire, delle tipologie di persone verso le quali chi va in questa biblioteca ha delle diffidenze o dei pregiudizi. Allora, la biblioteca ed è stata insignita quella di Copenaghen di un premio molto importante da parte del Consiglio d'Europa. È un'istituzione vincente per quanto riguarda lo smontare i pregiudizi, degli stereotipi e dei cliché quando ci si approccia verso la diversità, verso gli altri, no? Quando si esce dalla nostra, ora è molto di moda, zona di comfort e ci si confronta con qualcuno di cui appunto si ha curiosità, ma anche se vogliamo diffidenza. Allora, in copertina, se vedete, grazie Barbara, ci sono proprio i disegni di questi tipi umani che io ho
presentato e raccontato nella mia raccolta di racconti. I racconti sono 18 e ovviamente ogni racconto corrisponde a un personaggio che io immagino di incontrare in questa biblioteca umana e con cui immagino di dialogare. Vedete qua c'è, questa è la docente in tempo di Covid, poi questo disegno rappresenta la vecchia, il nerd, la divorziata. Se volete leggo velocemente i titoli di questi racconti in modo che vi facciate un'idea sui personaggi che poi raccontano delle storie. Allora abbiamo l'anoressica, come vedete ogni capitolo ha il titolo che è proprio, come dicevo prima, corrisponde un po' a queste etichette che la società dà alle persone, tipologizzandole, scusate questa parola difficile. Poi c'è un incipit in corsivo in cui c'è il momento in cui io diciamo, mi siedo o chi entra nella biblioteca si siede e vede arrivare la persona con cui converserà. Poi c'è il disegno e quindi ogni capitolo ha questa pagina di apertura. Abbiamo l'anoressica, il frontaliere, la ladra, il tossico, l'artista, il rider, la nera, il raccoglitore di pomodori, l'infangatrice, lo sportivo, la docente in tempo di Covid, il poeta, non sono nell'ordine, comunque abbiamo allora, ecco, il senza tetto, poi allora seguo qua, la vecchia, lo sciocco, l'alcolista, il nerd. Ok, questi sono, diciamo, i 18, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sono 19 personaggi. Che Barbara appunto ci sta mostrando. Perfetto. Allora, quindi l'idea della biblioteca umana come cornice per ambientare i racconti è stata proprio presa da questa biblioteca di Copenaghen. Chiedevo su Roma perché nel frattempo di biblioteche umane ne sono nate parecchie, sono circa 80 in tutto il mondo. C'è stata anche una sperimentazione di una biblioteca umana in Ticino, ce n'è stata una a Milano che ha avuto abbastanza fortuna, in Toscana sono, come dire, molto amate e quindi è un modello di biblioteca che si sta diffondendo e che ha, diciamo, successo. Quindi il contesto è questo. Le storie sono storie di discriminazione, di ingiustizia, ma anche di riscatto e di così, riconquista, no? di una propria dimensione sociale, di un successo. Quindi non sono solo storie negative, però è chiaro che questo luogo di incontri favorisce soprattutto dei confronti con persone che sono emarginate o che sono un po' ai margini appunto della società e anche discriminate, ingiustamente discriminate. L'opportunità di offrire un confronto, un dialogo, anche se solo per il tempo dei 30 minuti, come si legge nella prefazione al mio libro, è sicuramente un'opportunità importante per aprirsi a un dialogo aperto, no? Un dialogo empatico, cioè cercare di capire la storia degli altri, mettersi nei panni degli altri e quindi, diciamo, un incontro di umanità. E il libro sta piacendo molto, lo dico così, lodandomi un po', ma perché? Perché c'è un côté, diciamo, di sociale e anche di messaggio che viene portato soprattutto nelle scuole.
Molti usano questo piccolo libro per fare educazione alla cittadinanza, per parlare di, non so, per esempio la storia della nera viene letto molto spesso nella settimana del razzismo, no? Dove si affrontano i temi legati appunto a questo tipo di discriminazione. Oppure nella nostra scuola ho visto tanti casi di anoressia, di persone che si tagliano, di disagi giovanili, vengono lette spesso la storia dell'alcolista, la storia dell'anoressica e tante altre. Al Teatro Foce di Lugano è stata fatta una selezione un po' particolare in cui, diciamo, sono state anche lette delle storie molto, molto belle, come quella del poeta o dell'artista, che sono invece storie in cui c'è una realizzazione, personale tramite una passione, un lavoro, no? Un'attività. Ecco, io lascerei un attimo la parola perché non voglio fare il monologo a Barbara, in modo che ci spiega lei come è nata questa collaborazione tra di noi, come abbiamo lavorato e che senso hanno un po' questi disegni che comunque hanno importanza nell'economia di quest'opera. Grazie, Valentina, buonasera a tutti. Allora, mi hai chiesto come è nata la nostra collaborazione, ma non so se cominciare da Adamo e Eva oppure solo di questi tre libri che abbiamo fatto insieme. Noi ci conosciamo da tanti anni perché i nostri figli sono andati alla scuola elementare insieme a Milano. E durante il Covid praticamente Valentina mi ha chiamato e mi ha detto: io voglio fare un libro e mi piacerebbe che fosse illustrato. E allora mi ha presentato il suo progetto, che era il libro che è uscito prima, cioè il primo della trilogia, che è Il Museo degli Amori Perduti. E ho fatto un po' di prove, alla fine è nato questo primo libro, il quale, contrariamente a questo della Biblioteca Umana, è stato illustrato su carta con una tecnica rinascimentale, che dove si disegna su una carta di valore medio, in questo caso grigio, col bianco e con il nero, perché il libro, tutta la trilogia è in bianco e nero. Mentre per questo secondo volume, La Biblioteca Umana, ho completamente cambiato registro e ho lavorato con l'iPad, praticamente sono disegni digitali, non su carta, quindi, che lavorano soprattutto, come avete visto prima, all'interno con il tratto, solo tratto, senza valori di grigio, senza colori, diciamo solo linee e niente appunto superfici colorate o il grigio o valori di grigio. E niente, quello che mi piaceva era l'idea che, contrariamente al primo volume, dove questi disegni praticamente aprivano come una finestra sul suo contenuto, il tratto praticamente si sviluppa sulla pagina del libro senza avere limiti, cioè praticamente scorre liberamente e dà in qualche modo forse anche più spazio al disegno. Sfrutta meglio lo spazio della pagina, diciamo così. E quindi niente. L'altra cosa interessante che mi avevano fatto notare dei ragazzi a cui sono stati presentati questi racconti, mi hanno chiesto come mai non si veda mai la figura nella sua prospettiva frontale. Sì. È sempre, diciamo, questi personaggi sono sempre rappresentati in una posizione che è una posizione che ha comunque un significato poi per la storia. C'è la divorziata che è presa di spalle, c'è l'alcolista che è appoggiata sul tavolo con un bicchiere in mano, la docente che è in piedi e che gesticola con la mascherina perché siamo in tempo di Covid. Cioè, ciascuno di questi disegni ha un suo significato anche, no, per la posizione in cui tu l'hai fissato sulla pagina. Sì, quello che mi interessava era rappresentare la realtà da tantissimi punti di vista. Esatto. E io penso che
con queste diverse posizioni dei personaggi, un po' sembrano più vivaci, più reali, sì, più vivi, più espressivi, più reali, più credibili forse. Esatto. Per cui ciascuno col suo carattere che si esprime anche nell'impaginato, nel senso del taglio della figura comunque nel quadro della pagina che esiste, anche se appunto non hanno un rettangolo, una finestra, ma comunque la pagina lì un limite li dà lo stesso. Per cui c'è il taglio, c'è la posizione della figura nello spazio e poi c'è la posizione, il punto di vista, lo sguardo su. E sono dei disegni che velano e svelano il contenuto della storia e creano anche comunque un'aspettativa. Perché poi una cosa interessante dei racconti è anche che ci si approccia scegliendo un titolo e spesso alla fine della storia si scopre qualcosa cioè veniamo sorpresi dalla storia stessa. Per esempio, La Ladra, tutti mi hanno detto, ma io mi aspettavo una storia di un certo tipo, invece poi vengo spiazzata completamente dalla conclusione e dall'andamento narrativo. Quindi questa sorpresa, che è anche la sorpresa di chi incontra qualcuno che non conosce e che si svela a lui, no, raccontando di se stesso. Quindi il bello degli incontri è anche questo, no? Cioè il fatto di scoprire qualcosa anche di noi col confronto con l'altro che non conosciamo. Eccola, Barbara, non Mi è so se venuto poi in... ci sono Aspetta. Aspetta, domande. Sì, dimmi mi è tu. venuta in mente un'altra cosa, adesso guardando i disegni, cioè la body language, cioè l'espressività del corpo di tutte queste figure. Falle Che... vedere, perché io vedo solo la copertina adesso, è fissa, non vedo Sì. più i disegni, non so se ce li hai a portata, No, no. no, ce li ho, ma lo possiamo vedere forse meglio sulla copertina, perché Ok. abbiamo il confronto, perché se li scorrono non Sì, abbiamo il ok. confronto. Per esempio, appunto, come hai detto tu, la prof che gesticola, poi la vecchia che fa questo gesto che è abbastanza difensivo e insomma chiuso, il poeta che sta nei suoi pensieri seduto al tavolo, l'anoressica che si rinchiude sul suo corpo e abbraccia le ginocchia, per cui la disperazione della situazione. La si vede dal body language. Stessa cosa l'alcolista che ha questo sguardo malinconico, che guarda il suo bicchiere e che sembra sprofondare con lo sguardo dentro a questo liquido. Lo stesso momento la ladra che sta lì tranquilla, contenta sul suo sofà a rilassarsi, o il nerd che è concentrato sullo schermo, che è praticamente dentro lo schermo, oppure il tossico che, simile all'anoressica, esprime la sua disperazione chiudendosi completamente e chiudendosi anche il viso con le mani. Per cui c'è anche tutta questa ricerca dell'espressività nel body language di queste figure rispetto alla loro situazione. Scusami, Esatto. ti avevo interrotto. No, Volevi niente. fare l'altra domanda? No, No. volevo, visto che avevi accennato al precedente libro, che peraltro ho presentato al Circolo Svizzero di Roma, quindi loro Voilà. conoscono, esatto, il Museo degli Amori Perduti, fa parte di questa trilogia, no? La Biblioteca Umana. I tre libri sono il primo del 2021, Il Museo degli Amori Perduti, il secondo è La Biblioteca Umana e il terzo, che è uscito ieri, è Transiti. Sono tre libri, tre raccolte di racconti che io e Barbara abbiamo confezionato assieme. E perché sono da vedere come trilogia? Perché c'è in tutti e tre questa impostazione di lavoro, cioè si sceglie una cornice,
Nel primo caso è il museo che esiste veramente, si chiama The Museum of Broken Relationships in a Zagabria. Quindi si sceglie una cornice per inserire poi all'interno i racconti e nel museo potete ben immaginare che i titoli non sono i titoli nell'anoressica, il nerd, eccetera, ma sono titoli di oggetti. Oggetti che vanno a ricordare la storia di un amore finito. Quindi diciamo che il senso della raccolta è simile, c'è la cornice, c'è un incipit narrativo, ma anche di illustrazione, che nel primo caso è l'oggetto, che poi è un oggetto che viene riportato, come nella biblioteca umana, anche in copertina. Quindi, come vedete, ci sarà la storia che si basa sulle scarpe, sul gatto, su un pacchetto mai aperto, su delle azalee, eccetera. Invece, se passiamo al successivo, la biblioteca umana, abbiamo già detto che i disegni e i racconti sono persone che raccontano. E l'ultimo, non so se hai la copertina anche dell'ultimo perché è proprio uscito ieri, Transiti, mi sembra che l'avevi mostrata. Ok, sono fotografie di luoghi, perché anche qui c'è una cornice che è un treno molto particolare che nel 2014 o 15, correggimi Barbara perché tu hai 15. partito. Nel 2015 è partito da Milano alla volta di Zurigo, però treno particolare perché all'interno del treno e nel tragitto fatto da questo treno che si chiama Art Transit, erano state, diciamo, organizzate delle performance artistiche. Quindi prendendo quel biglietto e facendo quel viaggio, il viaggiatore poteva godere, non so, di una lettura di una poesia, di uno spettacolo in musica, di una rappresentazione teatrale, questo sia all'interno del treno, il Tilo peraltro, cioè il treno che collega il Ticino con la Lombardia, sia all'esterno, cioè a un certo punto il treno si fermava anche in aperta campagna e fuori c'erano degli spettacoli che il viaggiatore poteva godere, di cui poteva godere dal finestrino. Quindi questo è il luogo, no, di Transiti. I capitoli sono le fermate di questo viaggio nell'arte, ma anche viaggio nell'esperienza, nella scoperta di paesaggi, nella scoperta di esperienze diverse. Quindi in questo caso ogni capitolo ha o il nome di una città, Zurigo, Altdorf, Milano, Como, eccetera, o il nome di un luogo, monti, lago e quant'altro. In più, rispetto agli altri due, l'altra novità qual è? Che invece di avere dei disegni che introducono il racconto, ci sono delle fotografie che sono esattamente quelle che voi vedete in copertina. All'interno sono in bianco e nero. In copertina sono a colori, foto fatte da Barbara e gentilmente date a me, sulle quali io ho costruito il racconto. Quindi il procedimento è esattamente inverso rispetto agli altri due libri. Se negli ultimi due libri io ho scritto i racconti e Barbara li ha illustrati leggendoli, in quest'ultimo sono stata io che ho dovuto inventare, come dire, una storia basandomi sulle fotografie che ha scelto, che abbiamo anche scelto insieme. E devo dire la verità, Barbara, te lo confesso adesso, non è stato per niente facile perché, senza voler svelare troppo del libro, le tue foto non hanno persone. Le tue foto sono foto di luoghi o angoli di città, spesso neanche così famosi o centrali, spesso molto defilate, in cui emerge una grande solitudine. Non ci sono figure umane e io invece sono abituata nei miei racconti a così mettere protagonisti e antagonisti e raccontare delle storie che vedono in prima persona proprio le persone. Quindi non è stato facile, spero di essere riuscita e vedremo, presentiamo questo libro in anteprima in gennaio qui in Ticino. E poi
verremo magari anche a Roma con un periodo estivo, non lo so. Comunque, ecco, la trilogia è il Museo degli Amori Perduti, la Biblioteca Umana e quest'ultimo Transiti. Non so se ci sono domande dal circolo svizzero. No, Ho no, curiosità, ho sono delle molto curiosità. chiaro. Sì. E dicevi che questo terzo libro è appena uscito, giusto? Sono arrivate le copie staffetta ieri, Ah, quindi che bello, proprio che bello. fresco fresco di stampa, sempre con lo stesso editore, stesso formato, diciamo. Però appunto una cosa un po' diversa perché è un libro alla fine dove le fotografie sono molto importanti, è costruito attorno alle fotografie, quindi anche la scelta della carta è una scelta di una carta un pochino più pregiata dove le foto possono risaltare meglio e alcune di queste si vedono qua. Forse riconoscete Milano o no? Milano, il lago di Como, Zurigo. Vedo Bellinzona, però forse perché le conosco, forse riesco. Però insomma, tutti questi contenitori di cartoline, perché poi Barbara ha scelto, come dire, un vecchio modo di presentare quello della cartolina, corrispondono alle fermate di questo ipotetico treno nel suo viaggio da Milano a Zurigo. Milano è la mia città del cuore perché io ho vissuto dai 25 anni, diciamo ai 50 anni, ho vissuto a Milano. Il Ticino è la mia seconda zona, in particolare Lugano, perché io abito vicino a Lugano, quindi secondo luogo del cuore, e invece la parte tedesca, quindi Altdorf, è dove insegna arte Barbara Fessler, e Zurigo è dove vive. Quindi noi siamo, come dire, abbiamo anche preso spunto dalla nostra esperienza personale per poter poi costruire questo viaggio, che è quello poi fatto da Arte Transit, senza deviazioni. Abbiamo seguito quell'itinerario lì. Ecco, forse un'ultima cosa, poi magari lascio la parola a chi vuole intervenire dal circolo. Le storie della Biblioteca Umana sono alcune raccolte, sono storie vere, sono testimonianze di persone che io, diciamo, ho intervistato e che poi ho raccontato. Per esempio, La Nera, Il raccoglitore di pomodori, Il Rider, queste sono tutte storie nelle quali io mi sono limitata proprio a riportare, no? E a raccontare ciò che mi è stato consegnato. Poi ci sono storie autobiografiche, ma non dirò quali, scoprirete voi. Beh, la docente in tempo di Covid è sicuramente una di queste. E poi ci sono invece storie completamente inventate. Quindi, ecco, anche lo stile, il registro linguistico molto diverso perché i protagonisti sono ragazzi, giovani, anziani, uomini, donne, di ceti sociali diversi. Quindi il mio impegno come scrittrice è stato quello di dar voce a un'umanità molto variegata, molto complessa, cercando di non sovrappormi ai personaggi, ma di lasciarli parlare il più possibile. Liberamente. Mentre le storie degli amori perduti hanno, diciamo, anche queste hanno questo filo conduttore, alcune sono autobiografiche, alcune inventate, non c'è nessuna storia che invece mi è stata raccontata e io ho voluto riproporre, quindi sono frutto, come dire, della mia fantasia e nell'ultimo caso sono tutte storie inventate. In Transiti non sono solo racconti, ma ci sono anche testi in poesia, filastrocche. Quindi questo viaggio nell'arte, proposto dall'Art Transit, in Transiti è un viaggio nelle diverse forme di espressione, dal monologo al dialogo, alla poesia, alla filastrocca, al racconto breve. Quindi troverete per ogni fermata un tipo di testo diverso. Sono curioso di questo docente con il Covid. Non credo che sia qualcosa di molto attuale,
Come Ma non? voi Sì. avete, se volete, leggo qualcosa, posso leggere qualcosa di quel racconto. Però la mia domanda è: ormai in Italia non c'è più la didattica a distanza, giusto? Siete tornati. Assolutamente no, però ne sfruttiamo ancora qualche beneficio perché in realtà è sempre utile avere questo tipo Sì. di canale. Sì, no, Anche integrate diciamo, il Moodle e Zoom con le lezioni in presenza. Devo dire che in Svizzera abbiamo avuto meno, cioè l'impatto del Covid, diciamo, il tema Covid è stato gestito in maniera molto diversa che in Italia. Per esempio, in Ticino noi abbiamo chiuso la scuola soltanto un paio di mesi. Invece, se non sbaglio, in Italia quasi più di un anno, no? Forse due addirittura. Beh, sì, no, diciamo un annetto, diciamo l'anno del Covid, poi è Però il ripresa, però diciamo, 2020, esatto. No, qua c'è è stato un stato. anno, l'anno. E qui mi Molto ricordo meno, sì, in Svizzera. che abbiamo fatto proprio il carnevale ed eravamo in pieno, cioè si sentiva dall'Italia perché se non sbaglio l'8 marzo sono state chiuse la Lombardia, sono state chiuse le regioni, eccetera. E noi qui invece in Ticino festeggiavamo il carnevale. Poi dopo aprile e maggio abbiamo avuto la chiusura della scuola, ma poi l'anno successivo a settembre abbiamo ripreso in presenza. E devo essere sincera che, per esempio, anche tutte queste limitazioni che sono state poste in essere in Italia, in Svizzera non le abbiamo avute, cioè i negozi erano aperti, le persone potevano circolare senza grossi problemi, mascherina ovviamente, vaccinazione quello sì, però meno ho l'impressione da quello che sento dagli amici italiani che in Italia questo tema Covid sia stato molto più pesante, che abbia Sì, avuto un impatto maggiore. è stato molto più pesante, più sentito. Però, insomma, Sentite. speriamo di non ri ricapitarci, speriamo di avere un'esperienza Assolutamente. unica e finita qui. Assolutamente. Bene, ci sono domande ancora? Io qui intorno alla tavola mi sembra che non. Mi sembra che sono tutti molto soddisfatti della tua presentazione, quindi Sì, mi non spiace, diciamo, di fare questi monologhi, vi annoierò un po'. Non ci sono no. degli aneddoti particolarmente divertenti da raccontare, però appunto diciamo che anche noi siamo molto contenti di questo. Sento una Sì. vocina. Puoi leggerci magari un piccolo pezzetto di una filastrocca o di un racconto magari del Nero, dell'Alcolista, che è interessante. Ecco, io Bello, molto. di solito, grazie per il suggerimento, di solito infatti concludo, come dire, i miei incontri che faccio come, adesso sarò a Book City a Milano, alla Biblioteca Sormani, perché mi hanno invitato molte biblioteche a presentare questo libro, quindi non solo a scuola, ma anche all'interno proprio di istituzioni biblioteca. Sono stata in sala borsa a Bologna, appunto andrò in Sormani adesso per Book City e alla fine chiedo sempre, non sono io che scelgo il racconto da leggere, ma chiedo al pubblico, e di solito si fa a maggioranza, ad alzata di mano, tra i titoli che se volete vi rileggo, con quale personaggio vorreste confrontarvi? Allora, velocissimamente ci sono l'anoressica, il frontaliere, che però è una storia veramente molto ticino, focalizzata sul Ticino, perché qui c'è proprio il tema del frontalierato sentito in maniera molto forte. La ladra, il tossico, l'artista, il rider, la nera, il raccoglitore di pomodori, l'infangatrice. Lo sportivo, la docente, il poeta per esempio ha poesie, quindi se vogliamo un testo corto potrai leggere qualche poesia, la divorziata, il senza tetto, la vecchia, lo sciocco, l'alcolista e il nerd. A scuola i ragazzi chiedono quasi sempre il nerd, che è la storia di un
di un ragazzo che non ha per un giorno intero né smartphone né cellulare né niente, non si può collegare in nessun modo a internet, eccetera, e quindi le sue traversie in maniera molto ironica e raccontate in maniera anche un po' comica di questa giornata senza poter utilizzare il cellulare. E questo di solito ai giovani del liceo piace molto. Il poeta, io se volete posso, però scegliete pure voi che io mi adeguo se avete qualche curiosità su qualcuno di questi personaggi. Il tossico è un rap, quindi non c'è in realtà una vera e propria storia, c'è un rap che ho trovato, questo mi è stato proprio dato da un ragazzo. E che ho trovato così poetico e così bello che ho voluto trascrivere proprio nella sua interezza. Ci cioè, ho fatto un contorno, un contesto, l'ho introdotto, però il testo del rap non è mio. In fondo al libro ci sono i ringraziamenti delle persone che hanno contribuito alla nascita di questo libro. Dico un'ultima cosa che non so se a voi interessa o no, però agli insegnanti di solito sì. In fondo al libro c'è anche il sito della biblioteca della Human Library di Copenaghen, perché è sempre possibile per ciascuno di noi poter inviare un testo e quindi una testimonianza personale di o una storia di ingiustizia o di discriminazione o di mobbing o quant'altro, proprio perché queste biblioteche hanno come spirito quello di accogliere, di includere, no? Ascoltare chi vuole testimoniare la propria storia. Quindi, ripeto, ci sono anche molti ragazzi. L'ultima volta a Bellinzona, in una scuola professionale, ragazzi afghani che mi chiedevano: ma non ha scritto qualcosa sui migranti, su questa migrazione dolorosa? Dico: no, però potete farlo voi se volete scrivere una storia. E un altro ragazzo mi ha chiesto: perché non parla dei preti, della scelta di diventare prete? Per esempio, questa è un'idea che trovo anche molto interessante che venga da un ragazzo 17enne. E ci sarebbero tanti altri personaggi da presentare. Ovviamente il libro a un centinaio, cos'è, 120 pagine, non potevo. Faremo una nuova edizione con nuovi personaggi, diciamo così. Ecco, se avete qualche curiosità, leggo un pezzo di storia, però ditemi voi quale titolo vi ispira. Guarda, stavo vedendo questo della ladra, molto La ladra. interessante. Sì, La ladra purtroppo, no, nel senso è lungo e va letto tutto perché non si può accorciarlo, perché è un po' una storia, quindi se avete voglia lo leggo tutto, se no se volete qualcosa di più corto scegliamo un altro. L'alcolista. Allora, L'alcolista è abbastanza corto in effetti, se volete. Facciamo l'alcolista o Alcolista, dai, facciamo facciamo l'alcolista, che era il questo. secondo che mi incuriosiva. Ti incuriosisce. Allora, l'incipit, vedete, scaffale A, numero 2, titolo, l'alcolista. Hai paura del buio e della notte e ti vesti di nero. Cammini su tacchi troppo alti, mostrando una disinvoltura che non ti appartiene. Gli occhi truccati, cerchiati dall'insonnia, il volto incolore, privo di emozioni, confinato dentro il cappuccio di una felpa troppo larga. E poi le unghie, smangiucchiate, seminascoste dietro maniche di pullover abbondanti, taglia oversize, che nascondono i tagli irregolari sulle braccia. Sparisci nella magrezza dell'adolescenza e nella timidezza di un corpo fragile, che viene voglia di proteggere e di stringere in un abbraccio forte, lungo, intenso, riparatore. Ma non è possibile avvicinarti senza farti del male. Impenetrabile lo sguardo, falsamente rassicurante la tua dolce remissività.
Resti seduta a lungo in silenzio prima di parlare di te. Quindi questo è l'incontro, no? Dovete immaginare. E poi la pagina successiva che qui non vedete, perché questi sono solo gli occhielli delle storie, inizia così, è in prima persona, perché queste storie sono un po' delle confessioni, no? Di questi personaggi. Non ricordo quando ho iniziato a bere. Forse durante la festa dei 18 anni di Lisa o per il compleanno di Martina, forse a uno dei tanti rave party a cui non puoi mancare, altrimenti sei out, sei sfigata, bandita dal gruppo, esiliata dalla festosa comunità del popolo della notte che anche oggi si aggira per le strade buie e semivuote di questa fredda città. C'è silenzio e noi abbiamo voglia di rumore. C'è buio e non cerchiamo la luce, c'è indifferenza e noi vogliamo farci vedere. Siamo qui abbracciati nella notte, traballanti su tacchi troppo alti, ancora frastornati dalla musica della serata passata in discoteca, in cerca di nuovi locali e di nuove strade, pronti a fare after. Ci sono anch'io, ho bevuto parecchio, ma non come la mia amica Sara, lei l'alcol non lo regge. Poche gocce di vodka e abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza per portarla al pronto soccorso. Si è accasciata giù, improvvisamente, come una foglia morta, senza che nessuno di noi potesse far niente. Si è cagata addosso, le calze bagnate, il viso paonazzo, livido, bianco, come quello di un morto, la gonna scomposta, lo sguardo assente, la bocca sporca di vomito. Un attimo prima in pista a ballare e adesso lì immobile, inerme, sul lettino dell'ambulanza, coma etilico. Non ricordo come ho iniziato a bere, da sola, in camera da letto, per provare l'ebbrezza dello stordimento e tenerla tutta per me fino all'alba di un giorno impregnato di noia, fino al chiarore di un mattino oscurato dalle nuvole che si addensano piano dietro ai vetri delle finestre della mia stanza. A casa c'è sempre una bella scorta di birre, vini, superalcolici per gli ospiti. Papà va molto orgoglioso della sua collezione di boccali di birra presi nei tanti paesi europei che ha visitato. E mia madre conserva gelosamente tutte le etichette che le ricordano dei momenti speciali. Semplice per me aprire la vetrinetta degli alcolici, annusarne gli odori intensi e inebrianti e decidere di provare il gusto pieno della vita, come un cognac, un whisky o una semplice birra scura. Forse non ero sola, c'era Luca con me. Insieme abbiamo riso, parlato, stappato qualche birra per divertirci un po' e per superare l'imbarazzo di chi si piace ma non ha il coraggio di fare il primo passo nell'amore. No, non ricordo perché ho iniziato a bere, non c'è un perché, o forse ce ne sono tanti, troppi. Mi viene in mente mio nonno, che quando da piccola mi ferì seriamente alla gamba, cadendo da cavallo, prese il whisky che portava sempre con sé in una piccola bottiglietta chiamata il fiaschetto delle emergenze. Ne versò qualche goccia su un fazzoletto pulito. Lo appoggiò delicatamente sulla ferita e guardandomi negli occhi gonfi di lacrime mi disse: "Così si sterilizza e muoiono tutti i batteri, così non ti fa infezione". Funziona anche per le ferite dell'anima. Un po' di alcol, un altro po' e poi tutto passa. Anestesia totale, via il dolore, via l'ansia, via l'angoscia, via la paura. Resta solo quel piacevole intontimento che attutisce ogni cosa e ti fa precipitare piano, senza quasi che tu te ne accorga, in nuovi ritmi di respiro, in movimenti rallentati, in sguardi appannati, un indistinto star bene che accoglie e culla dolcemente, tra pensieri che non sono pensieri, perché la testa non tormenta più con quel ticchettio di domande senza risposta, ma segue il dolce fluire di un tempo senza tempo e di uno spazio senza spazio. Ed è in questo tempo, in questo spazio, che ho deciso di vivere,
lontana dalle cose che fanno male e da quelle che fanno paura, al sicuro tra gesti meccanici e parole non dette, tra sguardi vuoti e sentimenti opachi, quelli che l'alcol regala senza chiedere niente indietro. Mi commuovo un po' sempre nel leggerlo perché c'è una persona dietro a questo racconto. Non so se si sente o si capisce, ma è una storia vera e quindi purtroppo la piaga dell'alcol, anche giovanile, soprattutto forse Diego, è grosso, soprattutto. è bella nei dettagli. Grazie, molto gentile. Tra l'altro è una bella signora, Clara. Non c'era l'ultima volta che ero a Roma. Dove l'avevate nascosta, questa signora? Non l'avevo incontrata quando No, sono venuta c'era, giù. c'era. C'era? Allora non me la ricordo. C'era, Non me la ricordo. Siete tutti svizzeri al c'era. 100%? Tutti nati in Svizzera, di origine Di svizzera? Svizzera, sì. Ma della Svizzera italiana o di altre zone? Italiana. Della Svizzera italiana, ok, sì. Io invece ho un marito Tutte le svizzero. zone. Ah, di tutte, infatti, di tutte le zone, sì. E fate anche voi la festa il 1º agosto? Sì. Adesso le fondue, la raclette per il periodo natalizio. Abbiamo una fonduta il 24 di novembre. Quello sì che è un appuntamento da non perdere, altro che la biblioteca umana. No, va bene. Spero che lo riusciate a trovare questo libro, perché allora, essendo pubblicato da un editore di Locarno, si può sicuramente ordinare in internet e sul sito di Armando Dadò, però in libreria va ordinato perché non ha una circolazione così come un libro di un editore italiano, ecco, questo è. Anche su ebook, c'è anche come ebook. No, questo io pubblico con un editore molto tradizionale che ha compiuto 100 anni, Armando Dadò, il fondatore, adesso c'è Luca Dadò che è il figlio, e che nascono come stamperia, quindi sono molto bravi negli aspetti appunto legati alla stampa, alla legatoria, all'impaginazione, alla grafica, ma non sono molto moderni, se posso fare una critica, tanto non c'è in collegamento Dadò. Perché non fanno, per esempio, i book, non fanno i Hörbücher, cioè i libri, come si chiamano, udibili, ascoltabili, come li chiama in italiano, Hörbücher, gli Audiolibri. audiolibri, brava, gli audiolibri, quindi no, loro sono sul cartaceo, quindi va di... Come? Una parte bello che sia solo su cartaceo perché va un po' scomparendo, quindi siamo contenti che da dopo. A questa impostazione, anche se invece altri si stanno buttando molto appunto sul digitale, sulle edizioni per ebook e anche devo dire per quanto riguarda la promozione o la pubblicità, loro sono a favore dell'incontro vis-à-vis e li organizzano, diciamo, nelle biblioteche, nelle librerie, fanno molto poco sui social, quindi è un editore più tradizionale. Diciamo che per la biblioteca umana è perfetto, perché la biblioteca umana ha un senso nell'incontro, no? Quindi va benissimo così. Però se mi chiedi, è anche vero che i libri digitali costano meno dei cartacei, no? Di solito hanno un prezzo più abbordabile perché non c'è appunto il costo di stampa, magazzino, legatoria, distribuzione e quant'altro. Ecco, ma devo dire la verità e lo dico a ragion veduta perché ho lavorato 21 anni in editoria, in De Agostini, in RCS, in Le Monnier, che la qualità dell'impaginazione, ora voi non avete il prodotto in mano, ma vi assicuro che il libro è impaginato molto bene, la scelta della carta, del lettering, dei font. È un bel libro, un bell'oggetto, ecco, perché poi ci sono tante edizioni che invece sono piene di refusi, sono fatte su carta, non
non particolarmente pregiata. Quindi io apprezzo di questo editore, oltre al fatto che è uno dei più importanti della Svizzera italiana insieme a Casagrande, il fatto che ci sia questa cura proprio dei dettagli, no? Del prodotto libro. Un grazie per questa chiacchierata e per averci illustrato queste tue opere che sono molto molto interessanti e che aprono una nuova prospettiva anche di immagini, di eventi e di esperienze. Integrazione, teste, ma io devo ringraziare voi che siete sempre gentili, disponibili e c'è un feeling, anche se alla lontana, che rimane un dialogo, come dite voi, aperto, che rimane aperto anche se non ci vediamo. Spero la prossima Ora però, volta di venire giù. ma comunque anche e con lo Zoom è molto simpatico perché riusciamo ad avere un contatto anche più stretto e senza grossi problemi di organizzazione, perché in realtà Questo è comodo, sì. riusciamo a dialogare a distanza, che oggi, No, specialmente per noi a Roma, è un problema grosso. è vero, la mobilità, il traffico, me lo ricordo. Essere un grande problema. Anche se noi ci siamo qui riuniti, abbiamo deciso che volevamo insomma sentirti insieme e Bello. trascorrere questo momento come un momento di dialogo e di confronto. Bello, Allora, bello. molte grazie e alla prossima e migliori Grazie auguri per i tuoi successi. a voi. Grazie a tutti. Saluto Clara, saluto, non so perché c'è MDP Grazie comunque. Ok, tutti voi vi ringrazio, gentilissimi, anche un saluto a Barbara. Al prossimo libro, Barbara. a te. Esatto, al Ciao, prossimo anno. grazie. Siamo già pronte. Va Ciao, bene, buona serata. ciao. Ciao a Arrivederci. tutti, Grazie. salve. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Faccio che c'è la manina. Accetta. Cari amici, buongiorno. Saluto Valentina e Giuliani e tutti voi per riprendere i dialoghi del circolo che hanno avuto la nostra pausa estiva. Ti giuro, tutto il giorno. Tutto il giorno. Alexa cerca di parlare. Bene, allora una piccola presentazione di Valentina che oggi ci illustrerà il suo nuovo libro e la sua nuova raccolta di libri. Valentina, che già è stata la nostra ospite ai dialoghi del Circolo, l'ultima volta in presenza all'hotel Victoria, oggi ci illustrerà il tutto su Zoom. E Valentina, dopo aver frequentato il liceo classico a Firenze, si laurea in germanistica con Giuseppe Bevilacqua e una tesi su Rainer Maria Rilke e la Rilke. poesia Rilke. 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 Famoso E Rilke. Bello. la poesia italiana contemporanea. Lavora per 20 anni come editor in case editrici quali Le Monnier, RCS e De Agostini. Nel 2019 si trasferisce in Ticino, dove accanto all'attività di autrice di libri scolastici e di narrativa insegna tedesco. Per la raccolta di racconti, il Museo degli Amori Perduti viene invitata al Solothurn Literaturtag, il festival letterario più importante della Svizzera. I testi di Biblioteca Umana sono stati rappresentati nelle scuole italiane e svizzere, nonché al Teatro Foce di Lugano. Prego, Valentina, a te la parola. Grazie per presentarci.
Grazie. la tua nuova Grazie opera. a voi, grazie Fabio, grazie al Circolo Svizzero di Roma. Avrei voluto essere lì perché Roma è sempre una città bellissima, ma quest'anno dobbiamo fare con Zoom questo incontro virtuale che mi permetterà non solo di parlarvi di questo libro che si chiama La Biblioteca Umana. Saluto, vedo un po' di facce, ma anche di farvi parlare con l'illustratrice di questo volume che si chiama Barbara Fessler e che è in collegamento da Zurigo. Quindi io dal Ticino, voi da Roma e la mia collega anche perché è insegnante anche lei, da Zurigo. Allora, io direi prima cosa farei vedere la copertina di questo libro. Se Barbara mi aiuta, che è più brava con la tecnologia. La facciamo. Accetto. Ok, intanto vi racconto. Voglio sapere, sapete che cos'è la Biblioteca Umana? Ne avete già sentito parlare? Come istituzione a Roma? Mai No, no, a Roma no. sentito? Ok, allora la Biblioteca Umana nasce. Questa cosa di Copenaghen con Ah, però questo lo ecco. l'abbiamo visto, l'abbiamo ci siamo poi però Esatto. in grosse linee. Ok, allora la Biblioteca Umana nasce a Copenaghen, come ricordi tu, nel 2000 ed è una biblioteca particolare perché non si va in questa biblioteca per prendere in prestito dei libri, ma per incontrare delle persone e per ascoltare la storia di queste persone in un dialogo di massimo 30 minuti. Ecco, adesso i titoli di questi, diciamo, libri umani sono un po' dei titoli che potrei dire provocatori, cioè corrispondono un po' alle etichette che la società dà alle persone, perché per esempio c'è la lesbica, il gay, l'anoressico, il senza tetto, quindi sono tutte, come dire, delle tipologie di persone verso le quali chi va in questa biblioteca ha delle diffidenze o dei pregiudizi. Allora, la biblioteca ed è stata insignita quella di Copenaghen di un premio molto importante da parte del Consiglio d'Europa. È un'istituzione vincente per quanto riguarda lo smontare i pregiudizi, degli stereotipi e dei cliché quando ci si approccia verso la diversità, verso gli altri, no? Quando si esce dalla nostra, ora è molto di moda, zona di comfort e ci si confronta con qualcuno di cui appunto si ha curiosità, ma anche se vogliamo diffidenza. Allora, in copertina, se vedete, grazie Barbara, ci sono proprio i disegni di questi tipi umani che io ho presentato e raccontato nella mia raccolta di racconti. I racconti sono 18 e ovviamente ogni racconto corrisponde a un personaggio che io immagino di incontrare in questa biblioteca umana e con cui immagino di dialogare. Vedete qua c'è, questa è la docente in tempo di Covid, poi questo disegno rappresenta la vecchia, il nerd, la divorziata. Se volete leggo velocemente i titoli di questi racconti in modo che vi facciate un'idea sui personaggi che poi raccontano delle storie. Allora abbiamo l'anoressica, come vedete ogni capitolo ha il titolo che è proprio, come dicevo prima, corrisponde un po' a queste etichette che la società dà alle persone, tipologizzandole, scusate questa parola difficile. Poi c'è un incipit in corsivo in cui c'è il momento in cui io mi siedo o chi entra nella biblioteca si siede e vede arrivare la persona con cui converserà. Poi c'è il disegno e quindi ogni capitolo ha questa pagina di apertura. Abbiamo l'anoressica, il frontaliere, la ladra, il tossico, l'artista, il rider, la nera, il raccoglitore di pomodori,
l'infangatrice, lo sportivo, la docente in tempo di Covid, il poeta, la divor... non sono nell'ordine, comunque abbiamo allora, ecco, il senza tetto, poi allora seguo qua, la vecchia, lo sciocco, l'alcolista, il nerd. Ok, questi sono diciamo i 18, ah, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sono 19 personaggi che Barbara appunto ci sta mostrando. Perfetto, allora, quindi l'idea della biblioteca umana come cornice per ambientare i racconti è stata proprio presa da questa biblioteca di Copenaghen. Chiedevo su Roma perché nel frattempo di biblioteche umane ne sono nate parecchie, sono circa 80 in tutto il mondo. C'è stata anche una sperimentazione di una biblioteca umana in Ticino, ce n'è stata una a Milano che ha avuto abbastanza fortuna, in Toscana sono, come dire, molto amate e quindi è un modello di biblioteca che si sta diffondendo e che ha, diciamo, successo. Quindi il contesto è questo. Le storie sono storie di discriminazione, di ingiustizia, ma anche di riscatto e di così, riconquista, no? di una propria dimensione sociale, di un successo. Quindi non sono solo storie negative, però è chiaro che questo luogo di incontri favorisce soprattutto dei confronti con persone che sono emarginate o che sono un po' ai margini appunto della società e anche discriminate, ingiustamente discriminate. L'opportunità di offrire un confronto, un dialogo, anche se solo per il tempo dei 30 minuti, come si legge nella prefazione al mio libro, è sicuramente un'opportunità importante per aprirsi a un dialogo aperto, no? Un dialogo empatico, cioè cercare di capire la storia degli altri, mettersi nei panni degli altri e quindi, diciamo, un incontro di umanità. E il libro sta piacendo molto, lo dico così, lodandomi un po', ma perché? Perché c'è un côté, diciamo, di sociale e anche di messaggio che viene portato soprattutto nelle scuole. Molti usano questo piccolo libro per fare educazione alla cittadinanza, per parlare di, non so, per esempio, la storia della nera viene letto molto spesso nella settimana del razzismo, no? Dove si affrontano i temi legati appunto a questo tipo di discriminazione. Oppure, nella nostra scuola ho visto tanti casi di anoressia, di persone che si tagliano, di disagi giovanili, vengono lette spesso la storia dell'alcolista, la storia dell'anoressica e tante altre. Al Teatro Foce di Lugano è stata fatta una selezione un po' particolare in cui, diciamo, sono state anche lette delle storie molto, molto belle, come quella del poeta o dell'artista, che sono invece storie in cui c'è una realizzazione, personale tramite una passione, un lavoro, no? Un'attività. Ecco, io lascerei un attimo la parola perché non voglio fare il monologo a Barbara, in modo che ci spiega lei come è nata questa collaborazione tra di noi, come abbiamo lavorato e che senso hanno un po' questi disegni che comunque hanno importanza nell'economia di quest'opera. Grazie, Valentina, buonasera a tutti. Mi state sentendo? Sì? Mi confermate? Io sì, ti sento. Va bene. Allora, mi hai chiesto com'è nata la nostra collaborazione, ma non so se cominciare da Adamo e Eva oppure solo di questi tre libri che abbiamo fatto insieme. Noi ci conosciamo da tanti anni perché i nostri figli sono andati alla scuola elementare insieme a Milano. E
durante il Covid praticamente Valentina mi ha chiamato e mi ha detto io voglio fare un libro e mi piacerebbe che fosse illustrato. E allora mi ha presentato il suo progetto che era il libro che è uscito prima, cioè il primo della trilogia che è Il Museo degli Amori Perduti. E ho fatto un po' di prove, alla fine è nato questo primo libro, il quale, contrariamente a questo della Biblioteca Umana, è stato illustrato su carta con una tecnica rinascimentale, che, dove si disegna su una carta di valore medio, in questo caso grigio, col bianco e con il nero, perché il libro, tutta la trilogia è in bianco e nero. Mentre per questo secondo volume, La Biblioteca Umana, ho completamente cambiato registro e ho lavorato con l'iPad, praticamente sono disegni digitali, non su carta, quindi, che lavorano soprattutto, come avete visto prima, all'interno con il tratto, solo tratto, senza valori di grigio, senza colori, diciamo solo linee e niente appunto superfici colorate o il grigio o valori di grigio. E niente, quello che mi piaceva era l'idea che contrariamente al primo volume dove questi disegni praticamente aprivano come una finestra sul suo contenuto, il tratto praticamente si sviluppa sulla pagina del libro senza avere limiti, cioè è praticamente scorre liberamente e dà in qualche modo forse anche più spazio al disegno. Sfrutta meglio lo spazio della pagina, diciamo così. E quindi niente. L'altra cosa interessante che mi avevano fatto notare dei ragazzi a cui sono stati presentati questi racconti, mi hanno chiesto come mai non si veda mai la figura nella sua prospettiva frontale. Sì. È sempre, diciamo, questi personaggi sono sempre rappresentati in una posizione che è una posizione che ha comunque un significato poi per la storia. C'è la divorziata che è presa di spalle, c'è l'alcolista che è appoggiata sul tavolo con un bicchiere in mano, la docente che è in piedi e che gesticola con la mascherina perché siamo in tempo di Covid. Cioè, ciascuno di questi disegni ha un suo significato anche, no, per la posizione in cui tu l'hai fissato sulla pagina. Sì, quello che mi interessava era rappresentare la realtà da tantissimi punti di vista. Esatto. E io penso che con queste diverse posizioni dei personaggi un po' sembrano più vivaci, più reali, sì, più vivi, più espressivi, più reali, più credibili forse. Esatto. Per cui ciascuno col suo carattere che si esprime anche nell'impaginato, nel senso del taglio della figura comunque nel quadro della pagina che esiste, anche se appunto non hanno un rettangolo, una finestra, ma comunque la pagina un limite li dà lo stesso. Per cui c'è il taglio, c'è la posizione della figura nello spazio. E poi c'è la posizione, il punto di vista, lo sguardo E su. sono dei disegni che velano e svelano il contenuto della storia e creano anche comunque un'aspettativa. Perché poi una cosa interessante dei racconti è anche che ci si approccia scegliendo un titolo e spesso alla fine della storia si scopre qualcosa cioè veniamo sorpresi dalla storia stessa. Per esempio, la ladra, tutti mi hanno detto, ma io mi aspettavo una storia di un certo tipo, invece poi vengo spiazzata completamente dalla conclusione e dall'andamento narrativo. Quindi questa sorpresa che è anche la sorpresa di chi
incontra qualcuno che non conosce e che si svela a lui, no, raccontando di se stesso. Quindi il bello degli incontri è anche questo, no? Cioè il fatto di scoprire qualcosa anche di noi col confronto con l'altro che non conosciamo. Eccola, Barbara, non Mi è so se venuto poi in... ci sono Aspetta. domande. Sì, Aspetta, dimmi mi è tu. venuta in mente un'altra cosa, adesso guardando i disegni, cioè la body language, cioè l'espressività del corpo di tutte queste figure. Falle Che... vedere perché io vedo solo la copertina adesso, è fissa, non vedo più i Sì. disegni, non so se ce li hai a portata, No, no. no, ce li ho, ma lo possiamo vedere forse meglio sulla copertina, perché Ok. abbiamo il confronto, perché se li scorro non Sì, abbiamo il confronto. ok. Per esempio, appunto, come hai detto tu, la prof che gesticola, poi la vecchia che fa questo gesto che è abbastanza difensivo e insomma chiuso, il poeta che sta nei suoi pensieri seduto al tavolo, l'anoressica che si rinchiude sul suo corpo e abbraccia le ginocchia, per cui la disperazione della situazione. La si vede dal body language. Stessa cosa l'alcolista che ha questo sguardo malinconico, che guarda il suo bicchiere e che sembra sprofondare con lo sguardo dentro a questo liquido. Lo stesso momento la ladra che sta lì tranquilla, contenta sul suo sofà a rilassarsi, o il nerd che è concentrato sullo schermo. Che è praticamente dentro lo schermo, oppure il tossico che, simile all'anoressica, esprime la sua disperazione chiudendosi completamente e chiudendosi anche il viso con le mani. Per cui c'è anche tutta questa ricerca dell'espressività, nel body language di queste figure rispetto alla loro situazione. Scusami, Esatto. ti avevo interrotto. No, Volevi niente. fare l'altra domanda? No, No. volevo, visto che avevi accennato al precedente libro, che peraltro ho presentato al Circolo Svizzero di Roma, quindi loro Voilà. conoscono, esatto, il Museo degli Amori Perduti, fa parte di questa trilogia, no? La Biblioteca Umana. I tre libri sono il primo del 2021, Il Museo degli Amori Perduti, il secondo è La Biblioteca Umana e il terzo, che è uscito ieri, è Transiti. Sono tre libri, tre raccolte di racconti che io e Barbara abbiamo confezionato assieme. E perché sono da vedere come trilogia? Perché c'è in tutti e tre questa impostazione di lavoro, cioè si sceglie una cornice, nel primo caso è il museo che esiste veramente, si chiama The Museum of Broken Relationships a Zagabria, quindi si sceglie una cornice per inserire poi all'interno i racconti e nel museo potete ben immaginare che i titoli non sono i titoli nell'anoressica, il nerd, eccetera, ma sono titoli di oggetti, oggetti che vanno a ricordare la storia di un amore finito. Quindi diciamo che il senso della raccolta è simile, c'è cioè la cornice, c'è un incipit narrativo, ma anche di illustrazione, che nel primo caso è l'oggetto, che poi è un oggetto che viene riportato, come nella Biblioteca Umana, anche in copertina. Quindi, come vedete, ci sarà la storia che si basa sulle scarpe, sul gatto, su un pacchetto mai aperto, su delle azalee, eccetera. Invece, se passiamo al successivo, la Biblioteca Umana, abbiamo già detto che i disegni e i racconti sono persone che raccontano. E l'ultimo, non so se hai la copertina anche dell'ultimo, perché è proprio uscito ieri, Transiti, mi sembra che l'avevi mostrata. Okay. Sono fotografie di luoghi, perché anche qui c'è una cornice che è un treno molto particolare che nel 2014 o 15, correggimi Barbara perché tu hai 15. partito, 2015 è partito da Milano alla volta di Zurigo
Però treno particolare perché all'interno del treno e nel tragitto fatto da questo treno che si chiama Art Transit, erano state, diciamo, organizzate delle performance artistiche. Quindi prendendo quel biglietto e facendo quel viaggio, il viaggiatore poteva godere, non so, di una lettura di una poesia, di uno spettacolo in musica, di una rappresentazione teatrale, questo sia all'interno del treno, il Tilo peraltro, cioè il treno che collega il Ticino con la Lombardia, sia all'esterno, cioè a un certo punto il treno si fermava anche in aperta campagna e fuori c'erano degli spettacoli che il viaggiatore poteva godere, di cui poteva godere dal finestrino. Quindi questo è il luogo, no, di transiti. I capitoli sono le fermate di questo viaggio nell'arte, ma anche viaggio nell'esperienza, nella scoperta di paesaggi, nella scoperta di esperienze diverse. Quindi in questo caso ogni capitolo ha o il nome di una città, Zurigo, Altdorf, Milano, Como, eccetera, o il nome di un luogo, monti, lago e quant'altro. In più, rispetto agli altri due, l'altra novità qual è? Che invece di avere dei disegni che introducono il racconto, ci sono delle fotografie che sono esattamente quelle che voi vedete in copertina. All'interno sono in bianco e nero, in copertina sono a colori. Foto fatte da Barbara e gentilmente date a me, sulle quali io ho costruito il racconto. Quindi il procedimento è esattamente inverso rispetto agli altri due libri. Se negli ultimi due libri io ho scritto i racconti e Barbara li ha illustrati leggendoli, in quest'ultimo sono stata io che ho dovuto inventare, come dire, una storia basandomi sulle fotografie che ha scelto, che abbiamo anche scelto insieme. E devo dire la verità, Barbara, te lo confesso adesso, non è stato per niente facile perché, senza voler svelare troppo del libro, le tue foto non hanno persone. Le tue foto sono foto di luoghi o angoli di città, spesso neanche così famosi o centrali, spesso molto defilate, in cui emerge una grande solitudine. Non ci sono figure umane e io invece sono abituata nei miei racconti a così mettere protagonisti e antagonisti e raccontare delle storie che vedono in prima persona proprio le persone. Quindi non è stato facile, spero di essere riuscita e vedremo, presentiamo questo libro in anteprima in gennaio, qui in Ticino. E poi verremo magari anche a Roma con il periodo estivo, non lo so. Comunque, ecco, la trilogia è il Museo degli Amori Perduti, la Biblioteca Umana e quest'ultimo Transiti. Non so se ci sono domande dal circolo svizzero No, o curiosità, ho delle curiosità. e dicevi che questo terzo libro è appena uscito, giusto? Sono arrivate le copie staffetta ieri, Ah, quindi che bello, proprio che bello. fresco fresco di stampa, sempre con lo stesso editore, stesso formato, diciamo, però appunto una cosa un po' diversa perché è un libro alla fine dove le fotografie sono molto importanti, è costruito attorno alle fotografie, quindi anche la scelta della carta è una scelta di una carta un pochino più pregiata dove le foto possono risaltare meglio e alcune di queste si vedono qua. Forse riconoscete Milano o no? Milano, il lago di Como, Zurigo. Vedo Bellinzona, però forse perché le conosco, forse riesco. Però insomma, tutti questi contenitori di cartoline, perché poi Barbara ha scelto, come dire, un vecchio modo di presentare quello della cartolina, corrispondono alle fermate di questo ipotetico treno nel suo viaggio da Milano a Zurigo. Milano è la mia città del cuore perché io ho vissuto
dai 25 anni, diciamo ai 50 anni, ho vissuto a Milano. Il Ticino è la mia seconda zona, in particolare Lugano, perché io abito vicino a Lugano, quindi secondo luogo del cuore. E invece la parte tedesca, quindi Altdorf, è dove insegna arte Barbara Fessler, e Zurigo è dove vive. Quindi noi siamo, come dire, abbiamo anche preso spunto dalla nostra esperienza personale per poter poi costruire questo viaggio, che è quello poi fatto da Arte Transit, senza deviazioni. Abbiamo seguito quell'itinerario lì. Ecco, forse un'ultima cosa, poi magari lascio la parola a chi vuole intervenire dal circolo. Le storie della biblioteca umana sono alcune raccolte, sono storie vere, sono testimonianze di persone che io, diciamo, ho intervistato e che poi ho raccontato. Per esempio la Nera, il raccoglitore di pomodori, il Rider, queste sono tutte storie nelle quali io mi sono limitata proprio a riportare, no? E a raccontare ciò che mi è stato consegnato. Poi ci sono storie autobiografiche, ma non dirò quali, scoprirete voi. Beh, la docente in tempo di Covid è sicuramente una di queste. E poi ci sono invece storie completamente inventate. Quindi, ecco, anche lo stile, il registro linguistico molto diverso, perché i protagonisti sono ragazzi, giovani, anziani, uomini, donne, di ceti sociali diversi. Quindi il mio impegno come scrittrice è stato quello di dar voce a un'umanità molto variegata, molto complessa, cercando di non sovrappormi ai personaggi, ma di lasciarli parlare il più possibile liberamente. Mentre le storie degli amori perduti hanno, diciamo, anche queste hanno questo filo conduttore, alcune sono autobiografiche, alcune inventate, non c'è nessuna storia che invece mi è stata raccontata e io ho voluto riproporre, quindi sono frutto, come dire, della mia fantasia, e nell'ultimo caso sono tutte storie inventate. In Transiti non sono solo racconti, ma ci sono anche testi in poesia, filastrocche. Quindi questo viaggio nell'arte proposto dall'Art Transit in Transiti è un viaggio nelle diverse forme di espressione, dal monologo al dialogo, alla poesia, alla filastrocca, al racconto breve. Quindi troverete per ogni fermata un tipo di testo diverso. Sono curioso di questo docente con il Covid. Non credo che sia un qualcosa di molto attuale. Perché Ma non voi c'è. avete, se volete, leggo qualcosa, posso leggere qualcosa di quel racconto, però la mia domanda è: ormai in Italia non c'è più la didattica a distanza, giusto? Siete tornati. Assolutamente no, però ne sfruttiamo ancora qualche be beneficio perché in realtà è sempre utile avere questo tipo di canale. Sì, no, Anche integrate diciamo, il Moodle e Zoom con le lezioni in presenza. Devo dire che in Svizzera abbiamo avuto meno, cioè l'impatto del Covid, diciamo, il tema Covid è stato gestito in maniera molto diversa che in Italia. Per esempio, in Ticino noi abbiamo chiuso la scuola soltanto un paio di mesi. Invece, se non sbaglio, in Italia quasi più di un anno, no? Forse due addirittura. Sì, no, diciamo un annetto, diciamo che l'anno del Covid, poi è Però il ripresa, però 2020, esatto. No, qua sì, c'è è stato un stato. anno, E qui mi molto ricordo meno, sì, in che Svizzera. abbiamo fatto proprio il carnevale ed eravamo in pieno, cioè si sentiva dall'Italia, perché se non sbaglio l'8 marzo sono state chiuse la Lombardia, sono state chiuse le regioni, eccetera. E noi qui invece in Ticino festeggiavamo il carnevale. Poi dopo aprile e maggio abbiamo avuto la chiusura della scuola, ma poi l'anno successivo, a settembre, abbiamo ripreso in presenza.
E devo essere sincera che, per esempio, anche tutte queste limitazioni che sono state poste in essere in Italia, in Svizzera non le abbiamo avute, cioè i negozi erano aperti, le persone potevano circolare senza grossi problemi, mascherina ovviamente, vaccinazione quello sì, però meno ho l'impressione da quello che sento dagli amici italiani che in Italia questo tema Covid sia stato molto più pesante, che abbia Sì, avuto un impatto maggiore. stato molto più pesante, più sentito, però insomma Sentite. speriamo di non ri ricapitarci, speriamo di fare un'esperienza Assolutamente. unica e finita qui. Assolutamente. Bene, ci sono domande ancora? Io qui intorno alla tavola mi sembra che non. Mi sembra che sono tutti molto soddisfatti della tua presentazione, quindi Sì, mi non spiace, diciamo, di fare questi monologhi, vi annoierò un po'. Non ci sono no. degli aneddoti particolarmente divertenti da raccontare, però appunto diciamo che anche noi siamo molto contenti di questo. Sento una vocina. Leggerci magari un piccolo pezzetto di una filastrocca o di un racconto magari del Nero, dell'alcolista, che è interessante. Ecco, io di Bello, molto. solito, grazie per il suggerimento, di solito infatti concludo, come dire, i miei incontri che faccio come, adesso sarò a Book City a Milano, alla Biblioteca Sormani, perché mi hanno invitato molte biblioteche a presentare questo libro, quindi non solo a scuola, ma anche all'interno proprio di istituzioni biblioteca. Sono stata in sala borsa a Bologna, appunto andrò in Sormani adesso per Book City e alla fine chiedo sempre, non sono io che scelgo il racconto da leggere, ma chiedo al pubblico, e di solito si fa a maggioranza, ad alzata di mano, tra i titoli che se volete vi rileggo, con quale personaggio vorreste confrontarvi? Allora, velocissimamente ci sono l'anoressica, il frontaliere, che però è una storia veramente molto ticino, focalizzata sul Ticino, perché qui c'è proprio il tema del frontalierato sentito in maniera molto forte. La ladra, il tossico, l'artista, il rider, la nera, il raccoglitore di pomodori, l'infangatrice. Lo sportivo, la docente, il poeta per esempio ha poesie, quindi se vogliamo un testo corto potrai leggere qualche poesia, la divorziata, il senza tetto, la vecchia, lo sciocco, l'alcolista e il nerd. A scuola i ragazzi chiedono quasi sempre il nerd, che è la storia di un ragazzo che non ha per un giorno intero né smartphone né cellulare né niente, non si può collegare in nessun modo a internet, eccetera, e quindi è le sue traversie in maniera molto ironica e raccontata in maniera anche un po' comica di questa giornata senza poter utilizzare il cellulare. E questo di solito ai giovani del liceo piace molto. Il poeta, io se volete posso, però scegliete pure voi che io mi adeguo se avete qualche curiosità su qualcuno di questi personaggi. Il tossico è un rap, quindi non c'è in realtà una vera e propria storia, c'è un rap che ho trovato, questo mi è stato proprio dato da un ragazzo. E che ho trovato così poetico e così bello che ho voluto trascrivere proprio nella sua interezza. Ci cioè, ho fatto un contorno, un contesto, l'ho introdotto, però il testo del rap non è mio. In fondo al libro ci sono i ringraziamenti delle persone che hanno contribuito alla nascita di questo libro. Dico un'ultima cosa che non so se a voi interessa o no, però agli insegnanti di solito sì. In fondo al libro c'è anche il sito della biblioteca della Human Library di Copenaghen, perché è sempre possibile per ciascuno di noi poter inviare un testo e quindi una testimonianza personale di una storia di ingiustizia o di discriminazione o di mobbing o quant'altro.
Perché, proprio perché queste biblioteche hanno come spirito quello di accogliere, di includere, no? Di ascoltare chi vuole testimoniare la propria storia. Quindi, ripeto, ci sono anche molti ragazzi, l'ultima volta a Bellinzona in una scuola professionale, ragazzi afghani che mi chiedevano: ma non ha scritto qualcosa sui migranti, questa migrazione dolorosa? Dico no, però potete farlo voi se volete scrivere una storia. E un altro ragazzo mi ha chiesto: non, perché non parla dei preti, della scelta di diventare prete? Per esempio, questa è un'idea che trovo anche molto interessante che venga da un ragazzo 17enne, e ci sarebbero tanti altri personaggi da presentare. Ovviamente il libro a un centinaio, cos'è, 120 pagine, non potevo. Faremo una nuova edizione con nuovi personaggi, diciamo così. Ecco, se avete qualche curiosità, leggo un pezzo di storia, però ditemi voi quale titolo vi ispira. Guarda, stavo vedendo questo della ladra, La molto ladra. interessante. Sì, La ladra purtroppo, no, nel senso è lungo e va letto tutto perché non si può accorciarlo, perché è un po' una storia. Quindi se avete voglia lo leggo tutto, se no se volete qualcosa di più corto C'è scegliamo un altro. l'alcolista. Allora, L'alcolista è abbastanza corto in effetti, se volete. Facciamo l'alcolista o Alcolista, dai, facciamo facciamo l'alcolista, che questo? chiarisce che mi stimola, che mi incuriosiva. Ti incuriosisce. Allora, l'incipit, vedete, scaffale A, numero 2, titolo, l'alcolista. Hai paura del buio e della notte e ti vesti di nero. Cammini su tacchi troppo alti, mostrando una disinvoltura che non ti appartiene. Gli occhi truccati, cerchiati dall'insonnia, il volto incolore, privo di emozioni, confinato dentro il cappuccio di una felpa troppo larga. E poi le unghie, smangiucchiate, seminascoste dietro maniche di pullover abbondanti, taglia oversize, che nascondono i tagli irregolari sulle braccia. Sparisci nella magrezza dell'adolescenza e nella timidezza di un corpo fragile, che viene voglia di proteggere e di stringere in un abbraccio forte, lungo, intenso, riparatore. Ma non è possibile avvicinarti senza farti del male. Impenetrabile lo sguardo, falsamente rassicurante la tua dolce remissività. Resti seduta a lungo in silenzio prima di parlare di te. Quindi questo è l'incontro, no? Dovete immaginare. E poi la pagina successiva, che qui non vedete perché questi sono solo gli occhielli delle storie, inizia così, è in prima persona, perché queste storie sono un po' delle confessioni, no? Di questi personaggi. Non ricordo quando ho iniziato a bere. Forse durante la festa dei 18 anni di Lisa o per il compleanno di Martina, forse a uno dei tanti rave party a cui non puoi mancare, altrimenti sei out, sei sfigata, bandita dal gruppo, esiliata dalla festosa comunità del popolo della notte, che anche oggi si aggira per le strade buie e semivuote di questa fredda città. C'è silenzio e noi abbiamo voglia di rumore. C'è buio e non cerchiamo la luce. C'è indifferenza e noi vogliamo farci vedere. Siamo qui, abbracciati nella notte, traballanti su tacchi troppo alti, ancora frastornati dalla musica della serata passata in discoteca, in cerca di nuovi locali e di nuove strade, pronti a fare after. Ci sono anch'io. Ho bevuto parecchio, ma non come la mia amica Sara. Lei l'alcol non lo regge. Poche gocce di vodka e abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza per portarla al pronto soccorso. Si è accasciata giù, improvvisamente, come una foglia morta, senza che nessuno di noi potesse far niente.
Si è cagata addosso, le calze bagnate, il viso paonazzo, livido, bianco come quello di un morto, la gonna scomposta, lo sguardo assente, la bocca sporca di vomito. Un attimo prima, in pista, a ballare, e adesso lì, immobile, inerme, sul lettino dell'ambulanza, coma etilico. Non ricordo come ho iniziato a bere, da sola, in camera da letto, per provare l'ebbrezza dello stordimento e tenerla tutta per me fino all'alba di un giorno impregnato di noia, fino al chiarore di un mattino oscurato dalle nuvole che si addensano piano dietro ai vetri delle finestre della mia stanza. A casa c'è sempre una bella scorta di birre, vini, superalcolici per gli ospiti. Papà va molto orgoglioso della sua collezione di boccali di birra presi nei tanti paesi europei che ha visitato, e mia madre conserva gelosamente tutte le etichette che le ricordano dei momenti speciali. Semplice per me aprire la vetrinetta degli alcolici, annusarne gli odori intensi e inebrianti e decidere di provare il gusto pieno della vita, come un cognac, un whisky o una semplice birra scura. Forse non ero sola, c'era Luca con me. Insieme abbiamo riso, parlato, stappato qualche birra per divertirci un po' e per superare l'imbarazzo di chi si piace ma non ha il coraggio di fare il primo passo nell'amore. No, non ricordo perché ho iniziato a bere. Non c'è un perché, o forse ce ne sono tanti, troppi. Mi viene in mente mio nonno, che quando da piccola mi ferì seriamente alla gamba cadendo da cavallo, prese il whisky che portava sempre con sé in una piccola bottiglietta chiamata il fiaschetto delle emergenze. Ne versò qualche goccia su un fazzoletto pulito, lo appoggiò delicatamente sulla ferita e guardandomi negli occhi, gonfi di lacrime, mi disse: "Così si sterilizza e muoiono tutti i batteri, così non ti fa infezione". Funziona anche per le ferite dell'anima. Un po' di alcol, un altro po' e poi tutto passa. Anestesia totale, via il dolore, via l'ansia, via l'angoscia, via la paura. Resta solo quel piacevole intontimento che attutisce ogni cosa e ti fa precipitare piano, senza quasi che tu te ne accorga, in nuovi ritmi di respiro, in movimenti rallentati, in sguardi appannati. Un indistinto star bene che accoglie e culla dolcemente, tra pensieri che non sono pensieri, perché la testa non tormenta più con quel ticchettio di domande senza risposta, ma segue il dolce fluire di un tempo senza tempo e di uno spazio senza spazio. Ed è in questo tempo, in questo spazio, che ho deciso di vivere, lontana dalle cose che fanno male e da quelle che fanno paura, al sicuro tra gesti meccanici e parole non dette, tra sguardi vuoti e sentimenti opachi, quelli che l'alcol regala senza chiedere niente indietro. Fine. Buona. Che carina, Clara, grazie. Buona, direi. Mi commuovo un po' sempre nel leggerlo perché c'è una persona dietro a questo racconto. Non so se si sente o si capisce, ma è una storia vera. E quindi purtroppo la piaga dell'alcol, anche giovanile, soprattutto forse Chiaro. è grossa, soprattutto. È bella nei dettagli. Grazie, molto gentile. Tra l'altro è una bella signora, Clara. Non c'era l'ultima volta che ero a Roma. Dove l'avevate nascosta, questa signora? Non l'avevo incontrata quando No, sono venuta c'era, giù. c'era. C'era? Allora non me la ricordo. Non me la C'era, ricordo. Siete tutti svizzeri al 100%? Tutti nati in Svizzera, di origine svizzera? Svizzera, sì. Ma della Svizzera italiana o di altre zone? Italiana. Della Svizzera italiana, ok, sì. Io invece ho un marito Tutte le svizzero. zone.
Ah, di tutte, infatti, di tutte le zone, sì. E fate anche voi la festa il 1º agosto? Sì. Adesso le fondue, la raclette per il periodo natalizio. Abbiamo una fonduta il 24 di novembre. Quello sì che è un appuntamento da non perdere, altro che la biblioteca umana. No, va bene. Spero che lo riusciate a trovare questo libro, perché allora, essendo pubblicato da un editore di Locarno, si può sicuramente ordinare in internet e sul sito di Armando Dadò, però in libreria va ordinato perché non ha una circolazione così come un libro di un editore italiano. Ecco, questo è. Anche su ebook, c'è anche come ebook. No, questo io pubblico con un editore molto tradizionale che ha compiuto 100 anni, Armando Dadò, il fondatore, adesso c'è Luca Dadò che è il figlio, e che nascono come stamperia, quindi sono molto bravi negli aspetti appunto legati alla stampa, alla legatoria, all'impaginazione, alla grafica, ma non sono molto moderni, se posso fare una critica, tanto non c'è in collegamento Dadò. Perché non fanno, per esempio, i book, non fanno i Hörbücher, cioè i libri, come si chiamano, udibili, ascoltabili, come li chiama in italiano, Hörbücher, gli Audiolibri. audiolibri, brava, gli audiolibri, quindi no, loro sono sul cartaceo, quindi va di... Come? Ma parte bello che sia solo su cartaceo perché va un po' scomparendo, quindi siamo contenti che da Ha dopo. questa impostazione, anche se invece altri si stanno buttando molto appunto sul digitale, sulle edizioni per ebook e anche devo dire per quanto riguarda la promozione o la pubblicità, loro sono a favore dell'incontro vis-à-vis e li organizzano. Diciamo nelle biblioteche, nelle librerie, fanno molto poco sui social, quindi è un editore più tradizionale. Diciamo che per la biblioteca umana è perfetto, perché la biblioteca umana ha un senso nell'incontro, no? Quindi va benissimo così. Però se mi chiedi, è anche vero che i libri digitali costano meno dei cartacei, no? Di solito hanno un prezzo più abbordabile perché non c'è appunto il costo di stampa, magazzino, legatoria, distribuzione e quant'altro. Ecco, ma devo dire la verità e lo dico a ragion veduta perché ho lavorato 21 anni in editoria, in De Agostini, in RCS, in Le Monnier, che la qualità dell'impaginazione, ora voi non avete il prodotto in mano, ma vi assicuro che il libro è impaginato molto bene, la scelta della carta, del lettering, dei font. È un bel libro, un bell'oggetto, ecco, perché poi ci sono tante edizioni che invece sono piene di refusi, sono fatte su carta non particolarmente pregiata. Quindi io apprezzo di questo editore, oltre al fatto che è uno dei più importanti della Svizzera italiana insieme a Casagrande. Il fatto che ci sia questa cura proprio dei dettagli, no? Del prodotto libro. Un Mi grazie, pare. un grazie per questa chiacchierata e per averci illustrato qui queste due opere che sono molto molto interessanti e che aprono Grazie. una nuova prospettiva anche di immagini, di eventi e di esperienze. Integrazione, teste, ma io devo ringraziare voi che siete sempre gentili, disponibili e c'è un feeling, anche se alla lontana, che rimane un dialogo, come dite voi, aperto, che rimane aperto anche se non ci vediamo. Spero la prossima Ora, però, volta di venire giù. ma comunque anche e con lo Zoom è molto è simpatico perché riusciamo ad avere un contatto anche più stretto e senza grossi problemi di organizzazione, perché in realtà Questo è comodo, sì. riusciamo a dialogare a distanza, che oggi, No, specialmente per noi a Roma, è un problema grosso. è vero, la mobilità, il traffico, me lo ricordo. Inizia a essere un grande problema. Anche se noi ci siamo qui riuniti, abbiamo deciso che volevamo, insomma, sentirti insieme,
e Bello. trascorrere questo momento come un momento di dialogo e di confronto. Allora, molte Bello, grazie e alla prossima e i migliori auguri per i tuoi successi. grazie a voi, grazie a tutti. Saluto Clara, saluto, non so perché c'è MDP comunque. Ok, tutti voi vi ringrazio, gentilissimi, anche un saluto a Barbara. Al prossimo libro, Barbara. Esatto, al Ciao, prossimo grazie. anno. Siamo già pronte. Va Ciao, bene, buona serata. ciao. Ciao a Arrivederci. tutti, Grazie. salve. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Faccio mettere la manina.